le borse di studio. Abbiamo anche quest'anno mantenuto, nonostante le difficoltà, la quantità di borse di studio previste anche l'anno scorso. Non tutte sono state assegnate, adesso poi andremo a vedere settore per settore. Il primo che andiamo a chiamare, allora, gli istituti professionali erano assegnabili 2 borse di studio per studenti provenienti dalle medie e 3 per studenti già frequentanti, totale 5 borse di studio. È pervenuta una sola richiesta che ha passato i requisiti e quindi è stata assegnata una borsa di studio a Marco Mazzocca. Aspetta che mi fanno. Istituti tecnici assegnabili erano 4 borse di studio per studenti provenienti dalle medie e 6 per studenti già iscritti. Totale 10 borse di studio. Sono pervenute 10 richieste, 7 delle quali hanno i requisiti previsti dal bando, quindi sono state assegnate 7 borse di studio. La prima, Pietro Bon Marina. Poi c'è Giovanni Sandonà. Giovanni Sandonà, che scuola fai? Nitis. Daniele Barbaro, dov'è? Istituto tecnico. Poi abbiamo la Federica Pellistari, terzo anno. Gabriele Frasson. Tecnici in questa fase qua. Eravamo arrivati a Gabriele, la Giada Pietrobon, che... quarto anno, Poi abbiamo la Diletta Scapin, terzo anno. Adesso, visto che era disponibile, c'è qui anche il vice sindaco, volete venire, signor vice sindaco, a dare una mano? Allora, noi stiamo dando adesso una, ovviamente, una pergamena, una busta con Quibus, che è un mandato di pagamento, e un libro sull'Esana. Per i ragazzi delle scuole superiori lo stanziamento era di 300 euro, questa è una pizza. Allora, passiamo ai licei. Erano assegnabili 2 borse di studio per quelli provenienti dalle medie e 3 per quelli frequentanti già al liceo, totale 5 borse di studio. Sono pervenute 11 richieste, 10 delle quali avevano i requisiti, per cui sono state assegnate tutte le 5 borse di studio previste. Allora, De Grandis Rebecca. Allora, si è vista anche questa, mi sa, no? Luisetto Ilario. Facciamo un 10 a lui pure. La Federica Pantanella, dov'è? Questa l'abbiamo vista l'anno scorso, mi sa, no? Bisogna ripetenti. La Valentina Favaro. La Giada Santinon, è quella che non c'era, che ha detto che non veniva. Comunque la Giada Santinon, gli facciamo lo stesso un applauso. Adesso, può darci una mano anche lei, signor sindaco. Abbiamo finalmente quest'anno anche il conservatorio, l'anno scorso non siamo riusciti ad assegnarlo e quest'anno c'è stato chi l'ha chiesto, la Cinzia Luisato. Purtroppo non era previsto l'accumulo, no? Però lei era
prese anche come sul corso normale di studio, a voti buoni sia da una parte che dall'altra. Complimenti. Passiamo adesso all'università. Sono assegnabili 4 borse di studio all'indirizzo umanistico, sono pervenute 11 richieste, 5 delle quali avevano i requisiti e quindi sono state assegnate le 4 borse di studio previste per l'università a indirizzo umanistico. La borsa è di 500 euro. Allora, Romina Pietrobon. Grazie. La Anna Carmela Sorrentino, dov'è? No. Anche questa ha dato forfè, ma comunque un bel applauso anche a lei. Anche questa l'ho già vista. Adriana Mazzocca. Adesso abbiamo l'indirizzo scientifico. Avevamo 6 borse di studio da assegnare, sono pervenute 12 richieste, 10 delle quali avevano i requisiti previsti dal bando. Sono quindi state assegnate tutte le 6 borse di studio previste. Tatiana Rebellato. Marco Baesso. Roberto Campagnolo. Allora. La Francesca Argenta. No. Alice Fiore. E la Valentina Pietrobon. Qua ci sono 3 sorelle sul palco. Un bel risultato, siccome noi abbiamo fatto le assegnazioni a livello scientifico, non ci siamo chiesti chi abbiamo visto i numeri, no? E quindi è una bella soddisfazione, penso, per la sua famiglia, ma per tutte le famiglie di questi ragazzi qua. Devo dire una cosa, è una soddisfazione anche per me, fare l'assessore della pubblica istruzione, questa forse è la più bella sera di tutto l'anno, no? E vedere tanti ragazzi che studiano e che hanno anche dei buoni risultati. Voi sapete che il nostro futuro non è nei giacimenti di petrolio, non è nei giacimenti di niente. Tutto quello che possiamo fare anche per la nostra economia, ma anche per il nostro benessere, per vivere bene e aumentare la nostra conoscenza. Quindi è un bel lavoro quello che state facendo. Tutti quanti vi diranno che bella età. È vero che è una bella età, credetemi, lo scoprirete tra 30 anni, no? E io spero che l'anno prossimo siate di nuovo tutti quanti sul palco. Vi faccio i miei complimenti personali a ciascuno di voi e alle vostre famiglie e mi raccomando, andiamo avanti così. Adesso passerei la parola al sindaco per la chiusura, poi facciamo le foto di rito perché io vorrei fare la foto assieme. Volevo solo dirvi un aneddoto. Sapete quanto io ci tenga alla pulizia del territorio, sacchetti, mi vedete in giro a raccogliere i sacchetti. Oggi ho avuto veramente il privilegio di andare a Vedelago, trovare un'azienda leader a livello mondiale nel riciclo di materiali e di rifiuti. Quindi noi, è vero, ho detto Leopoldo una grande cosa, non abbiamo oro, non abbiamo giacimenti, non abbiamo niente in Italia, ma abbiamo le teste. E questo è l'esempio, questo è il nostro futuro.